è impossibile, si sono alzati. Cioè, lo avete visto pure voi? Io li ho presi avanti e li ho investiti tutti e due. Ma perché stanno 6.000 gente intorno a lui? Non mi dite che è lui che ha ucciso nostro padre? Ma io lo sapevo che era stato lui! Lo sapevo! È stato lui! È stato lui! Prendiamo la pistola al poliziotto, lo spingiamo, scavalchiamo e gli spariamo dritto in testa, così l'assassino di nostro padre morirà. Vi giuro, raga, che se nemmeno questa volta muore, io prendo tutti questi soldi qui, chiamo un fottuto sicario e lo faccio ammazzare io. No, devo essere sicuro di averlo preso! Prendilo, 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 prendilo! Bella a tutti, pagliacci e pagliacce, e benvenuti su questo nuovissimissimo video della vita reale da calciatore. Allora, vi voglio dire due cose. La prima cosa è che questo video che vedrete, lo dico all'inizio video così lo sanno tutti, che questo video, ragazzi, è un finale alternativo, quindi non è il finale della serie, è più, diciamo, più che altro un finale secondario. Quindi è un finale, sì, ma non è il vero e proprio finale. Il vero e proprio finale uscirà tra qualche giorno. Quindi tutto quello che succederà, sì, ragazzi, sarà un finale, ma sarà un finale secondario. Insomma, è una cosa che ho voluto fare anche perché pensavo ci stesse molto, per cui penso che ne valeva la pena. Bene, allora, dato che, pagliacci miei, siamo carichi e vogliamo subito andare a vedere chi è che ha ucciso Cristiano Ronaldo, cosa succederà in questo video, e sono sicuro anche che vorrete vedere il vero finale che esce tra qualche giorno, vedremo che cosa succederà. Per cui, ragazzi, prima di passare al video voglio salutare velocemente due persone che mi hanno scritto su Instagram. Saluto Agostino Caliendo, che mi scrive: Omega, sei un grande e la vita da calciatore e da bambino è bellissima. Grazie Agostino e ti saluto. E poi saluto Androni Giulio, che mi scrive: ciao Antoni, mi saluti, sei un grande, cosa pensi di fare dopo la serie Vita Reale da Calciatore? Ciao Giulio, e cosa penso di fare? Ragazzi, lo vedete, perché vi annuncio già che è in arrivo una nuova serie, ma non è una fine, quindi tranquilli. Per tutti gli altri ragazzi, mi raccomando, sapete che ci tengo tantissimo, seguitemi su Instagram, che potete trovare qui e giù in descrizione. Quindi andate, seguitemi, ci mettete veramente un minuto, fatelo, perché sapete che ci tengo tantissimo e anche perché avete la possibilità di essere salutati nei prossimi video, come è successo per loro due. Quindi fatelo, mi raccomando. Direi che ci siamo anche in questo video. Allora, io vi do il benvenuto, come avevo già detto all'inizio del video, al speciale. Quindi diciamo che questo è un episodio in più, ma è un finale secondario che volevo assolutamente fare, perché il finale secondario è un finale dove non ci sarà un continuo, mentre il finale, per quello vero, sarà anche il continuo della serie. Ci tenevo a dire, ragazzi, che alla fine del finale primario, quindi non di questo, la serie continua, non è che è finita. Ci tenevo a dire questo. Questi sono 10 episodi speciali. Chi se lo sta chiedendo è perché sono io, Ronaldo Junior, qui e stiamo giocando a vita da calciatore, vi spiego anche il perché. Che cosa è successo? Allora, dato che è un finale secondario, ho pensato di fare una vita da calciatore. Perché sono messo qui? Vi faccio un riassunto. Nell'episodio precedente, praticamente, abbiamo investito con la Smart, che ci hanno già portato via, già sequestrata, abbiamo investito Buffon e Messi, che erano, diciamo, come dire, sono state le prime persone che hanno contribuito alla morte di mio padre. Per cui, ragazzi, come vedete, loro lì sono stati investiti, e poi qui i poliziotti dell'FBI mi hanno messo, insomma, come dire, in gattabuia, con questo, c'è una pistola in mano. Però prima mi stavano puntando addirittura la pistola in testa. Cosa vedremo in questo episodio? Allora, in questo episodio vi dico già che finalmente, in questo finale secondario, scopriremo chi ha ucciso nostro padre, che tra l'altro, ragazzi, non c'è più, se guardate bene, perché è stato portato via dall'ambulanza, dai medici, e niente, è morto. Già lo sapete. Finale secondario, vi ricordo. Quindi adesso, ragazzi, stanno cercando di capire se Buffon e Messi sono ancora vivi oppure no. Io spero vivamente che siano morti. Jasmine, come vedete, si è preoccupata ed è addirittura venuta da noi. Ragazzi, adesso mi sono ripreso. Jasmine, ascolta, tu che cosa vuoi fare adesso? Cioè, come ben sapete, ormai nostro padre è morto, non sappiamo più dove andare. A casa di Messi io non ci voglio stare. Jasmine, se tu andrai a casa di Messi, vai, io non ci vengo. Quindi Ronaldo Junior, oh, perché ti allontani? Jasmine, scusa, se ti ho pestato i piedi. Sono arrivati i mates a dare l'addio a nostro padre, e poi non so, c'è stato Neymar, c'è Dybala ancora che lo stanno interrogando, e qui c'è il signor Michael e Tracy, che sono venuti anche loro a dare l'addio a nostro padre. Comunque vi ricordo che se dovessimo trovare chi ha ucciso nostro padre, io ve lo dico, ragazzi, senza indugi, vedete questo poliziotto qui?
questo tizio dell'FBI, no? Allora, se guardate bene, c'ha in mano la pistola. Se dovessi sapere, no, per esempio, che è stato, che ne so, Neymar a uccidere nostro padre o Dybala per un motivo X, io lo spingerei, prenderei la pistola e lo sparerei senza pietà in testa. Non so precisamente di cosa stiano parlando, qui Michael e Jasmine, ma da quello che ho capito, praticamente il signor Michael si è offerto di ospitare Jasmine a casa sua, ovviamente si è offerto di ospitare anche me, finché non troviamo un alloggio, finché non troviamo una posizione adatta con cui vivere in onore di nostro padre, insomma, per fargli un favore. E la cosa sconcerta: non è possibile, raga! Non è possibile, Buffone si è alzato e messi pure! Raga, è impossibile, si sono alzati. Cioè, lo avete visto pure voi? Io li ho presi avanti e li ho investiti tutti e due. Oddio, sì che Messi stava tossendo, raga, forse Messi non si è ripigliato. Ma Buffone è in piedi e sta addirittura parlando. Raga, è inammissibile, guardateli, sono ancora in piedi. Cioè, non sono morti. Io pensavo di averli uccisi, ecco perché i poliziotti mi hanno lasciato andare. No, no, raga, è impossibile, è impossibile. Cioè, l'avete visto pure voi? Li ho messi sotto, li ho investiti! Ragazzi, questo gente qui mi ha appena detto che Buffon ha richiesto il nostro arresto per averci investito. Come vedete, quel poliziotto lui sta continuando a dire di no perché sono ancora un minorenne e non sono nemmeno maggiorenne e non mi possono arrestare. Da quello che ho capito, ragazzi, né Messi né Buffon sono stati investiti e non sono morti, né lui né gli altri. E se un giorno dovessi sapere chi ha ucciso veramente nostro padre, sappiate che lo ammazzerei immediatamente, ruberei la pistola a questo e lo spingerei a terra e lo sparerei all'istante. I Mitz, ragazzi, sono un attimino venuti qui per dirmi che gli dispiace veramente tantissimo e Surry mi sta praticamente obbligando, dicendomi tu lo devi fare, tu lo devi fare, mi sta praticamente obbligando a fare un video con loro per potermi distrarre dalla morte di nostro padre. Intanto, oddio, Buffon dove è sparito? Non hanno ovviamente tutti i torti perché ovviamente mi sento malissimo e come vi ho già detto, io non sto pensando ad altro che all'assassino di mio padre, perché ragazzi sono sicurissimo al 100% che mio padre non si è suicidato e che l'assassino è qui, in questa stanza. No, in questa stanza no, però è qui da qualche parte, è qui, tra questi qui. Ne sono sicuro. Non mi viene voglia né di chiedere scusa a Messi né a Buffon per quello che hanno fatto, perché se voi ci andate a pensare, magari li ho investiti e magari è stato uno di loro che l'ha ucciso, oppure non sono stati loro due, ma comunque c'è qui e magari questi agenti stanno interrogando. E visto che questa volta si sono messi addirittura in quattro intorno a Buffon, forse ragazzi gli agenti di polizia riescono a scoprire chi è. Se riescono a scoprire chi è e io sono ancora qui, state tranquilli che chi ha ucciso mio padre farà una bruttissima fine. Ragazzi, stavo facendo una passeggiata e sono tornato un po' indietro perché volevo schiarirmi un po' le idee su quello che voglio fare. Penso che continuerò a giocare a calcio in onore di mio padre e non lo so. Cercherò di farmi dei soldi, mi allenerò tantissimo per dare una vita dignitosa comunque a Jasmine, perché penso che Jasmine vorrà vivere insieme a me. No, non è che ragazzi che ci sposiamo, però Jasmine vorrà stare insieme a me, prendersi cura di me. Non lo so con chi si sposerà, ma comunque Sara spero sia una brava persona. E stanno interrogando ancora Dybala. Lì c'è Tracy che sta per i fatti suoi, lì c'è Neymar che sta bevendo qualcosa. E raga, che sta succedendo qui? Perché? Oddio santo, perché stanno 10.000 agenti intorno a Buffon? Raga, perché stanno 6.000 agenti intorno a lui? Non mi dite che è lui che ha ucciso nostro padre? Eh sì, ragazzi, sembra proprio che sia stato lui a uccidere nostro padre. Non è possibile. Sotto gli sta puntando una pistola alla testa. Mi scusi, agente, posso sapere cosa è successo? Ragazzi, la gente ci ha appena detto che quello che ha dietro alle sue spalle è l'assassino di nostro padre. Ma io lo sapevo che era stato lui, lo sapevo, è stato lui, è stato lui, è stato lui a uccidere nostro padre. E io lo sapevo, ragazzi, lo sapevo che era stato lui. Grazie, agente, grazie, grazie. Ok, ragazzi, non c'è più tempo, sono deidratato e penso che sia arrivata l'ora di ucciderlo. A questo punto penso proprio che prima di farlo vado un attimino correndo veloce veloce a rigenerare il senso di fame e di sete. Aspetta, fatemi scavalcare, ecco. Dov'è il tizio? Vado a vedere la macchina polizia se c'è qualcosa da bere. Presto, corri, corri, Ronaldo Junior. Corri, 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 corri. Sapete cosa faremo? Il piano è questo. Prendiamo la pistola al poliziotto, lo spingiamo, scavalchiamo e gli spariamo dritto in testa, così l'assassino di nostro padre morirà. Vi giuro, raga, che se nemmeno questa volta muore, io prendo tutti questi soldi qui, chiamo un fottuto sicario e lo faccio ammazzare io. Posso solamente dire, ragazzi, che Ronaldo Junior adesso è davvero gangster. Andrà lì, spingerà il poliziotto, prenderà la pistola e spareremo dritto dritto in testa a Buffon per quello che ha fatto al nostro padre. Ora facciamo finta di parlare con i mates, prendiamo la pistola del poliziotto e andiamo a sparargli dritto dritto in testa quando meno se lo aspetta.
non è forse la miglior cosa da fare. Forse questa cosa non ci farà fare il provino nel Real Madrid, non entreremo mai in nessuna squadra di calcio, ma ragazzi, lo dobbiamo fare. Guardate Ronaldo Junior come sta cazzuto in questo momento. Lo solo di riuscire a prendere una pistola e sparare, perché non l'ho mai fatto, ma mi basta premere il grilletto, togliere la sicura e sparare. Ok ragazzi, allora ci siamo. Siamo pronti per farlo. 1 2 3. Via 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 via. Puttana, presa, l'ho presa, raga, l'ho presa. Presa, adesso vediamo chi è che muore. No, ragazzi, ma ho preso due poliziotti. No, devo essere sicuro di averlo preso. Prendilo. Sì, no, ragazzi, l'ho preso due volte, via, 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 scappa, Ronaldo Junior, scappa. Merda, ragazzi, mi stanno sparando. Dietro il furgone. Ok, l'abbiamo fatta veramente grossa. Siamo riusciti a ucciderlo, Buffon. Finalmente è morto, ragazzi. Abbiamo vendicato una morte il nostro padre. Ma guardate, abbiamo 1, 2, 3, 4 agenti dell'FBI alle calcagna. Per cui non mi resta altro che uscire con le mani in alto, ragazzi, e arrendermi. Purtroppo non posso fare altro. Sì, va bene, esco con le mani in alto. Guardate, agenti, non ho più niente. Fermi, non ho più niente. Non sparatemi, non uccidetemi, non ho più niente. Veramente, ragazzi, penso che siamo veramente fregati. Ora è sicuro che andiamo in prigione, ragazzi. Abbiamo ucciso una persona, però ragazzi, finalmente è morto. Mi dispiace solo di aver colpito due agenti, ho ucciso tre persone. La vita di Ronaldo Junior, ragazzi, è rovinata. Poi di aver fatto una cosa buona, aver ucciso l'assassino che ha ucciso nostro padre e vendicarlo, ma penso che adesso, ragazzi, finirò seriamente in prigione. Per cui mi hanno... Vedete, lì addirittura i mates, chi sia che hanno pensato, anche Jasmine e tutti, sono addirittura tutti allontanati perché hanno visto degli spari e si sono spaventati. Direi che questa è la fine per Ronaldo Junior, ragazzi, ma almeno siamo riusciti a uccidere Buffon, direi. Vedete, si è fatta sera, mi hanno liberato, diciamo per dire, ma mi hanno detto che un'altra mossa falsa, ragazzi, e mi uccidono. Qui mi conviene star fermo anche perché non ho altre pistole. Come vedete qui, Buffon è morto davanti ai nostri occhi. Finalmente la persona che vedete davanti ai nostri occhi è stata uccisa e nostro padre è stato vendicato finalmente. Che vi posso dire, ragazzi? A questo punto penso che andrei in carcere. Oppure no? State chiedendo dove sono. Sembra che io stia in un muro di una prigione. Invece, ragazzi, no, non sono in un muro di una prigione. Ronaldo Junior, ragazzi, è a casa di Michael De Santa. Che cosa è successo? Cioè, come vedete, c'è anche Jasmine. Lasciate che vi racconti un attimino la storia. Praticamente, proprio nel momento in cui mi avevano portato alla caserma di polizia per arrestarmi, per portarmi nel carcere minorile, ragazzi, cosa succede? Che mentre sto proprio per aprire la porta per andare, si presenta il signor Michael con una sacca di soldi immensa, come potete anche vedere, e ha pregato in tutti i modi i poliziotti di prenderci in affidamento, di accettare i soldi e pagare questa super cauzione di non so quanti milioni abbia pagato per tenerci. Penso sia la giusta cosa da fare. Lui pensava fosse così per nostro padre. Ronaldo Junior vive qui a casa di Michael e Michael ci ha confidato in segreto che anche lui avrebbe sparato all'assassino di nostro padre. Quindi, ragazzi, le cose sono un po' contorte. Bene, quindi che dirvi? Spero che questo video vi sia veramente piaciuto. Questo è stato il finale, diciamo, secondario che appunto c'è stato in questa serie di questi 10 episodi speciali. Vi ricordo che il finale vero e proprio, ragazzi, esce tra qualche giorno, quindi mi raccomando, non perdetelo, mi raccomando. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, piacere tantissimi piace a questo video, mi raccomando, perché è importantissimo per la vita delle persone, per la mia, per la vita di tutti. Scherzando, raga, mi raccomando, mettete piace se il video vi è piaciuto, commentate, ditemi magari cosa vorreste vedere nel finale vero e proprio, magari cerchiamo di modificare qualcosa, e ditemi se anche questo secondario vi è piaciuto. Io vi ringrazio ancora per la visione, iscrivetevi al canale, importantissimo, e seguitemi su Instagram se volete essere salutati nei prossimi video. Come me Gozzo che vi saluta, pagliacce, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Adesso tipo Ronaldo Junior diventa un Michael De Santa Junior, diventa un mafioso.